Benvenuti a questa edizione del mercoledì dell'Espresso delle 12:50. Come sempre, un occhio ai giornali classici che un italiano si trova a comprare, quelli più venduti, Repubblica e Corriere. E da lì attingiamo qualche argomento, cerchiamo di interpretarlo e soprattutto cerchiamo di poi eventualmente approfondirlo un po' di più rispetto a come magari fa il giornale, tempo permettendo. Cominciamo con Repubblica, che apre con casa, sgravi ICI in arrivo, Prodi non ci sarà rimpasto. In questo titolo c'è intanto una promessa di diminuire l'imposta comunale sugli immobili. Il governo a quanto pare si adopera affinché i comuni non la applichino o comunque la applichino in misura inferiore rispetto a quelle tradizionali che ogni comune liberamente decide. E poi Prodi non ci sarà rimpasto inteso al governo. Siccome si parla di ridurre il numero dei ministri, portarli a 15, 12, non si sa. Comunque ovviamente c'è già fermento nel governo perché chi ha il posto, il cadreghino, se lo vuole tenere. Perciò ci sarà da sentire e da capire cosa vorrà fare Prodi. E poi a metà pagina la Chiesa contro i giudici, no ai test sugli embrioni. Il partito della Chiesa quindi si esprime sulla sentenza che è stata emessa da un tribunale di Cagliari che riguarda proprio il preimpianto, ma lo possiamo analizzare più tardi. Il Corriere apre con coprifuoco contro i monaci, Birmania, Bush annuncia nuove sanzioni e la foto del Corriere ritrae una fiumana di persone che scende nella strada, si dirige verso i palazzi del potere e sembra quasi una foto, come dire, da presagio. L'atmosfera che si vive un po' in Italia, col grillismo, il fenomeno di Grillo e la paura che nei palazzi si ha di questo fenomeno, Grillo, Partito Democratico in primis, perché secondo sondaggi non molto attendibili, visto che peraltro il Corriere della Sera li cita, senza però citare la fonte, dice da sondaggi segreti o comunque riservati in mano ai leader, appaiono delle percentuali molto precise, 42% il grado di elettori ipotetici nei confronti dell'Unione e il 56% la CDL. Ecco, questa è una notizia che francamente lascia un po' il tempo che trova perché non ha fondamento, nel senso che la classica notizia messa lì, quando i dati sono riservati e sono sempre sondaggi, sono sempre da prendere molto con le pinze. Il problema è che oggi le TV generaliste li portano molto in risalto, oggi le TV di Berlusconi parleranno e daranno ampio risalto a partire da Fede a questa, io la chiamo mezza bufala perché non è comunque documentata, non ci sono fonti ufficiali, dovrebbero citare anche le fonti di questi sondaggi e essere più precisi nel dare questi numeri, anche perché senz'altro servono a orientare un po' l'elettorato. Io non voglio difendere né Prodi né Berlusconi, voglio difendere la correttezza di chi fa il mio lavoro, il giornalista che è in questo caso tenuto a citare la fonte, non è come quando si parla di un omicidio e allora si parla di presunti testimoni che danno indicazioni, in quel caso ci sono indagini in corso e allora è giusto non citare le fonti, ma in questo caso, essendo sondaggi così molto leggeri e molto presi anche un po' in maniera ridicola perché si parla di Grillo, allora andrebbero citate le fonti. Invece il Corriere non lo fa e li sbatte in prima pagina. Poi, quindi la questione birmana, tutto questo per arrivare chiaramente al fenomeno Grillo, quindi l'associazione della foto, che do io personalmente, poi la TV. Come si comporta la TV rispetto ai giornali? Ieri sono state delle notizie importanti, il rinvio a giudizio di tre personaggi di spicco dell'alta finanza, tra cui Cesare Geronzi, che è a capo di Mediobanca, siede sulla poltrona di presidente. Ci sono stati 35 rinvii, hanno riguardato anche Cragnotti e Fiorani. E ieri sera un classico programma di Rai 1, pagato con il canone, condotto da Vespa, ha parlato di che cosa? Dell'omicidio di Garlasco. Ecco, quindi continua la sua mania di grande passione da parte di Vespa di questi delitti sanguinosi, sanguinari, prima con Cogne, adesso va a sviscerare Garlasco e non parla appunto di questi gravi fatti che finiscono peraltro pagina su Repubblica, pagina 35 e nelle pagine dell'economia del Corriere della Sera. Questo deve fare un po' riflettere anche su come si comportano purtroppo i miei colleghi nei confronti di queste notizie che in uno Stato serio dovrebbero invece avere molto più risalto e essere portati sul dominio pubblico per poterne parlare, perché quelli sono ruoli importanti, ruoli chiave, oltretutto quando si tratta di gabbare delle famiglie, dei piccoli risparmiatori, ma poi ne parleremo. Tutto questo per parlare del canone Rai. Canone Rai che a quanto pare c'è una legge che risale al 38, il tempo del fascismo, che obbliga il pagamento di questi euro nei confronti della Rai, ovviamente
con un CDA politico, tutta lottizzata con un'informazione veicolata e con anche gente incompatibile, perché Vespa prende 11.700 euro a puntata per condurre porta a porta ed è in pensione. E non si capisce perché la RAI dovrebbe, e i cittadini pagano di tasca loro, chiaramente, questi soldi, per cosa? Per vedersi Garlasco anziché la cronaca. E io vorrei capire un po' meglio, parlando di canone RAI, con Vincenzo Donvito, che rappresenta l'ADUC, col quale mi scuso perché so che è un po' che sta aspettando. Pronto, buongiorno. Buongiorno, no, sentivo le sue interessanti disquisizioni. Ah, grazie. Comunque io l'ho interpellata perché la sua associazione, lei in particolare, conosce bene questo regolamento legato al canone RAI. Intanto mi conferma che è obbligatorio. Sì, sì, certo, è una tassa ecco, che si deve pagare per il possesso di un apparecchio televisivo, o meglio, un apparecchio atto a ricevere trasmissioni televisive. Ecco, è una tassa, però è la tassa più odiata dagli italiani. Sì, probabilmente è abbastanza odiata dagli italiani, però comunque diciamo che è altamente pagata, le sacche di evasione sono abbastanza contenute, sono, ovviamente i dati a cui mi riferisco sono messi in circolazione dalla RAI stessa, però sarebbero poco più di 2 milioni i potenziali abbonati che evadono questa tassa. Per convincere i contribuenti a pagare questa tassa, la RAI ha un sistema molto discutibile, nel senso che la RAI parte dal presupposto che una persona, un essere umano, per il fatto stesso di esistere e di prendere una residenza in un qualche posto, di conseguenza è in possesso di un apparecchio televisivo. E quindi indiscriminatamente manda a tutti coloro che prendono una nuova residenza un avviso abbastanza minatorio, con un linguaggio odioso e antipatico, per pagare questa tassa. E non contento di queste lettere, sguinzaglia abbastanza pochi, comunque sono alcuni centinaia in tutta Italia, personaggi per cercare di intrufolarsi nelle casse delle persone e carpire in maniera anche spesso molto discutibile la firma su alcune dichiarazioni che dicono che appunto si possiede un televisore o cose del genere. Ecco, di fronte a questo ovviamente è che un abuso spesso è una... Perciò chi è deputato a riscuotere questa tassa di possesso, che poi non è un canone ma è una tassa di possesso, deve presume sicuramente che una famiglia, una persona che abita in un determinato luogo, dà per scontato che quella persona nella propria casa debba per forza avere un televisore, e per questo si sente anche, in teoria, potrebbe avere potere di ricorrere? Sì, potrebbe anche avere potere di ricorrere, soltanto che prima di fare un ricorso è bene che i cittadini siano informati, perché anche per quanto riguarda gli strumenti abituali della giustizia, la RAI ha un canale privilegiato, nel senso che in barba a tutte quelle che sono i codici che favoriscono i cittadini italiani, per quanto riguarda le questioni RAI si può fare ricorso solo al Tribunale di Torino, dove poi bisogna presenziare con avvocato per qualunque tipo di questione. Quindi prima di fare una cosa del genere è bene pensarci due volte. Ecco, quali sono le possibilità che un eventuale contribuente che ritiene di non aver diritto di pagare il canone o comunque la tassa di possesso può presentare? Quindi come può avvalersi per evitare di tirare fuori questi soldi e regalarli magari a Vespa piuttosto che a Frizzi? Sì, in teoria basterebbe non possedere il televisore oppure magari un qualunque oggetto, tipo un personal computer con una scheda TV, e quindi di conseguenza non si dovrebbe pagare la tassa. Ma questo concetto di apparecchio atto a ricevere trasmissioni televisive è abbastanza dilatato. Nel senso che noi di recente abbiamo fatto un'inchiesta telefonando a tutte le sedi regionali RAI che sono a cui è demandata la riscossione di questa tassa, per chiedere appunto cosa si intendeva per questo tipo di apparecchio atto A. E ci siamo sentiti rispondere che oltre anche al personal computer pur senza scheda TV o al telefonino c'è anche per esempio il videocitofono. Quindi un videocitofono in teoria potrebbe servire alla RAI per attaccarsi e pretendere una tassa, il videocitofono. Se uno pensa a una larga interpretazione di quella che è la norma di legge, che parla appunto di apparecchio atto a ricevere, atto o adattabile a ricevere, quindi potenzialmente anche un forno a microonde che potrebbe essere adattabile dotandolo di uno schermo a ricevere trasmissioni televisive. Su questo noi appunto, siccome bene la certezza del diritto è una delle cose fondamentali, specialmente poi quando si parla di soldi, di tasse, sì, abbiamo fatto presentare un'interrogazione al Parlamento, alla Camera, dal mese di aprile di quest'anno non abbiamo ancora avuto risposta, immagino che ci sarà un po' di imbarazzo da parte del Ministro delle Comunicazioni su questo. Ecco, cosa avete chiesto alla Camera? Se è legittima questa tassa?
No, se è legittima questa tassa, la tassa di per sé è legittima perché c'è la legge confermata dalle sentenze anche della Corte Costituzionale, quindi di più non si può. Quindi Se è legittimo. è legittima oppure una ruberia legalizzata? No, Chiamiamola se è come legittimo, che cosa si deve intendere per apparecchio atto adattabile? Insomma, ecco, per Ho capire un capito. po' chi deve realmente pagare questa tassa, in modo che un cittadino normale, tra virgolette, in possesso appunto senza battute di un forno a microonde che non paga la tassa di possesso dell'apparecchio televisivo, si senta una persona tranquilla, in regola e a posto con lo Stato e non un evasore fiscale. Ho capito. E quindi non vi ha ancora risposto la Camera. E cosa, No. cosa pensate di fare Beh, nei prossimamente? prossimi giorni indurremo questa richiesta con ulteriore interrogazione e lanceremo anche una campagna nazionale più intensa di quella che già è in corso da diversi anni con una petizione che abbiamo sul nostro sito in internet. La ringrazio, io ricordo il vostro sito internet all'indirizzo aduc.it. Ringrazio ancora Vincenzo Dovito e buona giornata. Grazie a voi altrettanto.